sé, perché è stato costruito, iniziato nel 2000, da un signore che si chiamava Minotondo, che ha avuto l'idea di costruire questo presepe. E noi cerchiamo di portarlo avanti e di curarlo in modo che si possa visitare. E tutto completamente fatto a mano, tutto in pietra, come erano più o meno le case dei paesi di una volta. Lo scopo del presepe era quello di rimettere le campane alla chiesa, e siamo riusciti in questi anni. Tigullio for Friends è un'associazione di promozione sociale che si occupa di reperire fondi per sostenere progetti che aiutano gli ammalati di SLA del territorio e le loro famiglie. In particolare sosteniamo un progetto di assistenza psicologica ormai da 5 anni, coordinato da ASL 4, quindi insieme con gli ospedali, e siamo felici naturalmente di poterlo fare. Come troviamo i fondi? Facendo quello che sappiamo fare. Siamo un'associazione di musicisti o di amanti della musica e con l'aiuto di tutti organizziamo eventi, pubblichiamo dischi e attraverso la vendita dei dischi, la promozione degli eventi e la vendita di merchandising, appunto recuperiamo fondi. Take it out of Fanny, take it out for free, take it out of Fanny. Veniamo da 2 anni naturalmente molto complicati, proprio per chi si occupa di cose come noi, diciamo musicali, eventi musicali, perché come ben sapete tutti non è stato possibile organizzare praticamente nulla. Quest'anno abbiamo pubblicato il terzo disco del nostro catalogo, che non a caso infatti si chiama Tigullio for Friends 3, in collaborazione con Music Pro di Carasco, Mauro Andreoni e tutto il suo staff, che ha registrato una serie di gruppi di ragazzi giovani e meno giovani che hanno partecipato a questo progetto. Il disco è vendibile in alcuni punti, per esempio a Chiave della Diana Pelletterie e naturalmente nei mercatini che noi frequentiamo, anche sul nostro sito tigullioforfriends.org. Crazy Chester follow me and he caught me in the phone. You say I won't fix your wreck if you take and jack my dog. I said wait a minute Chester, no I'm a peaceful man. Said that's okay boy, aren't you feeling way you can. Take your love off Fanny, take your love for free. Take your love off Fanny. Giorno 30, giovedì 30, faremo a Sestri la stessa cosa, quindi in collaborazione con Sestri Live, l'intero pomeriggio, diciamo la seconda parte del pomeriggio, in diverse postazioni al centro di Sestri Levante. Veniteci a trovare perché naturalmente sostenendoci aiutate i progetti che noi organizziamo.
della Tanga, in Ardesia, recita assemblea della Befana legislativa della regione Liguria a Renato Lagomarsino. Grazie anche a Stefano Germania. In questa occasione abbiamo scoperto la poliedricità di Renato Lagomarsino, festeggiato e 90 anni insospettabili, a cui noi aggiungiamo gli auguri di Entella TV. Il piacere di essere qua, di scoprire in lei una persona che ha saputo dare tanto alla Val Fontana Buona. E come storico, e lei dice addirittura archeologo, abbiamo scoperto anche questo. Io vorrei approfittare per chiederle, ma di questo Cristoforo Colombo, di cui si parla, avesse frequentato l'Università di Pavia, cosa c'è di vero e cosa di leggenda? Ma su quello gli storici hanno cercato, i storici genovesi, di chiarire che probabilmente non ha frequentato l'Università di Pavia, ma più semplicemente ha frequentato un istituto di Genova, il Paverano, che in genovese viene detto Pavian. Pavian, quindi Pavia, e qualcuno ha frainteso e ha pensato appunto che avesse frequentato l'università. Invece i suoi studi dovrebbero essere limitati entro la cerchia della città di Genova. Approfitto anche per sentire da lei le ultime novità storiche su questa Fiumana Bella. Ma dove si trovava realmente? No, la Fiumana Bella vuole essere è la definizione che Dante ha dato del torrente Lavagna, che anche nella parte terminale, che attualmente si chiama Entella, era definita Lavagna anche sulle carte medievali. E sicuramente io sono persuaso che Dante ha visto la Fiumana Bella, soprattutto per averla definita bella, perché definire con un aggettivo così specifico un qualcosa senza averlo visto ritengo che non sia possibile. Quindi non era Chiavari? No, momento. Chiavari è il punto terminale della Fiumana Bella. L'inizio è Siestri, ossia la parte montana al di qua del Monte Lavagnola, dove appunto nasce quello che poi da Gattorna a Chiavari era definito Lavagna. Quindi quando Dante, durante il suo peregrinare, sarà passato da queste parti, avrà avuto un'impressione molto diciamo bella di questo torrente, che con le sue acque fluivano in maniera placida e maestosa, così che l'ha definito Fiumana, aggiungendo l'aggettivo bella, perché evidentemente ne era rimasto entusiasta. Grazie per la sua infinita disponibilità e tanti auguri da Entella TV, da tutti noi, buon compleanno. Grazie, i 90 sono scoccati proprio ieri e adesso tutto quello che è davanti è piuttosto relativo, perché effettivamente superare ancora altri anni sarà ben difficile. Me lo auguro, però sarà difficile. Silvana Lagomarsino, la figlia. Ma questo papà che ha fatto tanto nel passato, è vero che è pieno di progetti? Quali sono? Ma i suoi progetti sono giornalieri, proprio con lui è sempre un rincorrere. Io a volte mi chiedo come possa fare, come possa riuscire. Addirittura adesso, soprattutto con l'avvento del Covid, abbiamo iniziato a messaggiarci per mail e quindi lui mi scrive le mail. Potremmo, ho questa idea, guarda, ciao Silvana, ho mandato questa mail, cosa dici, possiamo fare? E quindi lui mi coinvolge in questo modo e possiamo dire che lui ha tempo e voglia. Certo, è vulcanico. Vorremmo tutti un papà come lui, vero? Non ti sei mai pentita di avere un papà così? No, devo dire che mi ha sempre coinvolto nelle sue iniziative, forse perché ero la prima, quindi anche mio fratello, ci sono 7 anni da me a lui, però la coinvolta ero io sulla sua Vespa, si andava a prendere
Mi ricordo che per la festa di Ciampanegassi andavano a prendere i manifesti alla tipografia Rapallo e siccome si andava in moto io servivo perché dovevo tenere il tubo dei manifesti dietro, fermo. E poi comunque ero sempre al Rapallino, negli scavi. D'altronde era un po' il mio babysitter. Io non ho imparato tutto purtroppo, tante cose me le sono un po' perse, però sono ancora in tempo. Ti ha aperto la strada, è solo da seguire il suo sentiero. Certo, sì. Il figlio di Renato Lagomarsino con un nome che ci devi spiegare, sarà stato scelto dal tuo papà, Ambro. Come nasci? Non lo so, bisogna chiederlo a lui. Non si è mai saputo? Sì, si sa, però bisogna che lo spieghi lui in maniera come si deve, perché è una sua invenzione, quindi deve spiegarlo lui. Un papà così veramente alto, ingombrante, famoso, amato da tutti nella valle e oltre. Ha un figlio maschio, che effetto fa confrontarsi tutti i giorni con un monumento vivente? Ma direi che non è mai pesata, perché comunque sembra strano, però nei momenti in cui nella famiglia c'era bisogno di papà, lui c'è sempre stato. Era un grande papà. Oltre a tutto quello che ha fatto, ha portato avanti la famiglia in maniera esemplare, quindi non è stato sicuramente nessun peso. Adesso insieme cosa starete facendo domani mattina? Insieme. Cosa state progettando insieme, tu e lui? Ma niente, dobbiamo mettere insieme la stampante, scanner, fotocopiatrice che le abbiamo regalato, perché così almeno si organizza i lavori e può andare avanti nei suoi realizzazioni, nei suoi sogni, nelle sue opere. Perché Ambrose? Adesso le chiedo l'ultima. È un riferimento alla storia antica dei Liguri. I Liguri, una parte, si chiamavano Ambrones. Poi abbiamo Ambrogiasco, no? E tutto questo faceva parte un po' di un periodo che io studiavo. E quando è nato lui, dico, se mettessimo un nome un po' originale, che potrebbe essere anche inteso come Ambrogio, ma in realtà lo chiamiamo Ambros. Quindi c'è riferimento ai Liguri, ad Ambrogio e ad Ambrogiasco, se vogliamo, no? Un grande nonno che ha citato il suo nipotino Mattia. Matteo? Mattia. Mattia, un ingegnere, ma tu sei bravissimo, ma un nonno così importante, che effetto fa? Ma è com'è nella vita normale? Ma nella vita di tutti i giorni è come lo conoscono tutti, una persona da cui ho imparato veramente tanto fin dalle elementari, una persona anche se non sembra molto molto affettuosa con i propri nipoti, e devo dire che non ci sono parole per ringraziarlo per quello che ci ha insegnato, la passione che ha provato a trasmetterci, che spero di aver preso. Sei orgoglioso di lui come lui è orgoglioso di te? Lo spero, anche perché dopo questa giornata sono sicuro che so di per certo che lui è molto orgoglioso dei nipoti e noi lo siamo anche di lui.
Auguri nonno!